Edizione provinciale Bari, BAT e Foggia, ben ritrovati e vigilia per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti. Nelle scorse ore ancora sit-in di proteste per i siti delle discariche Martucci e di Corigliano d'Otranto. Sono ore di vigilia per il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. La discussione e il voto sul provvedimento sono previsti nella seduta della massima assise in agenda. Nella giornata di domenica, il sit-in in Salento contro l'attivazione della discarica di Corigliano d'Otranto, progettata nel 2003 per accogliere la spazzatura indifferenziata di 46 comuni, ma secondo le contestazioni in un luogo inadeguato, tale da mettere a rischio la falda acquifera alla quale attinge la metà della provincia di Lecce. C'è una mozione del capogruppo della Puglia Domani, Paolo Pagliaro, non è escluso che spunti più di un emendamento alla prova d'aula. Stesse barricate dei centri del Barese di Mola, Conversano, Rutigliano e Polignano, tornate a dare battaglia nelle scorse ore con un flash mob e che promettono contesa legale se non ci sarà un cambio di passo. Difficile a dirsi, visto che il primo via libera in commissione è arrivato senza sciogliere i nodi, rinviando a una raccomandazione all'esecutivo. I numeri al momento non sembrano vacillare, anche in virtù del fatto che l'avvicendamento sancito dal TAR in consiglio, che toglierebbe due slot alla maggioranza, è congelato fino all'11 gennaio prossimo, ma si vedrà. Decisamente contro, anche perché l'assessore Marasco deve avere il coraggio di alzarsi in consiglio, di venire e prendersi le sue responsabilità, di dire che quel piano va approvato, e io gli leggerò tutto ciò che ha detto sui contenuti oggi del suo piano. Precedentemente, diciamo, era di altro avviso la discarica Martucci, faccio una per tutti, lei per prima era contro, oggi è all'interno del piano. Quindi si deve avere il coraggio di dire che cosa si vuole fare sui rifiuti in Puglia, in quale direzione dobbiamo andare, perché c'è un emergenziale e quindi sono costretto a mantenere la discarica, ma io non vedo lo strutturale. E intanto attivisti di Lega Ambiente hanno tenuto un flash mob per attirare l'attenzione sul problema inquinamento diventato atavico a ridosso della ferrovia che costeggia il quartiere Libertà di Bari. Un flash mob per puntare i riflettori sul problema della qualità dell'aria, in particolare quella del quartiere Libertà di Bari, soprattutto nella zona di via Valdocco, via Brigata Bari, dove insistono ancora i binari ferroviari delle FAL, unica azienda che farebbe ancora circolare i treni a gasolio, che provocherebbero pessime emissioni odorigene, fumi e inquinamento. Legambiente Puglia ha voluto manifestare così proprio per chiedere soluzioni urgenti in una zona in cui le denunce degli abitanti si susseguono giornalmente. L'obiettivo è rendere l'aria migliore attraverso stili di mobilità più sostenibile, la riduzione dello spazio urbano in favore delle utenze deboli e la conversione dei trasporti all'elettrico. In Italia sono oltre 50.000 i morti per inquinamento atmosferico per PM10 e PM2,5. Bari, secondo le nuove direttive dell'OMS, che pone un limite a 10 microgrammi al metro cubo, e si posiziona con 22 microgrammi, quindi tutte le città capoluogo italiane sono fuori di norma, e quindi poniamo l'accento soprattutto da questa zona di Bari, perché molti cittadini ci hanno segnalato da anni una criticità che è quella appunto dell'entrata nella città ancora dei treni a gasolio. Quindi è importante, soprattutto grazie ai fondi del PNRR, fare una riconversione in ambito di mobilità sostenibile, quindi con l'elettrificazione dei treni, ma soprattutto la multidisciplinarità del settore, quindi con auto elettriche, trasporto pubblico elettrico e soprattutto treni elettrici. Podio per Trieste, Milano e Trento, ma anche Foggia penultima e Bari in posizione numero 71. Torna la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità di vita. C'è chi scende e ovviamente c'è chi sale. Sentiamo. Trieste sul gradino più alto del podio, torna Milano, che un anno fa era scivolata fuori dalla top 10 per effetto della pandemia, Trento stabile al terzo posto e Foggia penultima, con 6 punti in meno del report di un anno fa, ultima se si guarda soltanto alle estorsioni. E la geografia della qualità della vita, tracciata dal Sole 24 Ore, 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in 6 ambiti, ricchezza, affari e lavoro, demografia, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. I risultati dell'indagine evidenziano che tra le prime 10 province, 7 sono del nord-est, che confermano la loro vivibilità.
Treviso New Entry, anche grazie al primato della qualità della vita delle donne inserito nell'edizione corrente. Confermata nella top 10 anche Aosta e Bologna, il capoluogo emiliano in testa nell'edizione 2020, scende di qualche posizione sì, ma conquista il primo posto in demografia, società e salute. Tra le grandi città in risalita Roma, che dal 32esimo balza al 13esimo posto, e Firenze, Bari, guadagna una posizione, Napoli ne guadagna due, e le pugliesi, il capoluogo è quarto sul parziale per il clima, 106esimo per numero di imprese straniere. Resta la città piazzata meglio delle pugliesi, in posizione 71, più 4 slot per la provincia di Lecce, 102esima per anni di studio della popolazione, ma terza per nuove aziende nate. La BAT guadagna 3 punti in posizione numero 94, preceduta da Brindisi, alla 91esima, 3 in meno rispetto al dossier di un anno fa. Taranto è 99esima sul podio della qualità delle strutture ricettive, 107esima invece per affollamento delle strutture penitenziarie. Anche quest'anno i gruppi del volontariato del Fratelli della stazione di Foggia si adoperano per regalare un'atmosfera natalizia ai senza fissa dimora con l'iniziativa benefica delle scatole di Natale. Ma l'anno scorso le abbiamo consegnate, in particolar modo ci ha colpito forse più di tutte la reazione di un senza fissa dimora che quando ha visto questo pacco è scoppiato a piangere. Il Natale si respira in ogni angolo delle nostre città, ma per qualcuno questo periodo di festa e di occasione per godersi gli affetti in un'atmosfera speciale rappresenta un momento di solitudine più dolorosa. Ed è così che il gruppo Fratelli della stazione di Foggia ha deciso anche quest'anno di festeggiare il Natale con gli amici senza fissa dimora, preparando per loro delle scatole regalo da scartare ed invitando tutta la comunità ad aderire a questa iniziativa benefica. Basterà preparare una scatola riempendola con un indumento caldo, un biglietto gentile, una cosa golosa, un prodotto per l'igiene personale ed un passatempo per regalare un sorriso a chi è più sfortunato. Perché la meraviglia, no? Il fatto di ricevere questo pacco e di non aspettarselo. Qualcuno ha pensato a loro e questo è importante, perché la solitudine è forte, diciamo, in questi giorni, ma non solo a Natale. Pensiamo d'estate, quando tutti vanno in vacanza. Noi seguiamo queste persone, diciamo, durante tutto l'anno e sappiamo, diciamo, la loro storia, sappiamo le difficoltà, insomma, che hanno a riprendersi poi da una vita di strada che è difficile, che facciamo un passo alla volta. Allora, questa scatola può essere portata il 18 e il 19, il 18 dalle 18 alle 20, il 19 dalle 19 alle 21, ci sono i nostri volontari, e portarli qui all'Help Center, diciamo, la sede da cui parte, insomma, un po' tutto, da cui parte, diciamo, il nostro servizio serale. In quei giorni mi raccomando specificare se si tratta di un pacco da uomo piuttosto che un pacco da donna, lo specificate all'esterno in modo tale che c'è più facile, diciamo, poi poterle distribuire. Se viviamo solo per noi stessi, vano è il nostro vivere. E cambiamo decisamente argomento. Bullismo e violenza sulle donne. Il Comune di Bari ha sottoscritto due protocolli per insegnare ai più piccoli come combattere questi fenomeni. Due protocolli per insegnare ai più piccoli a combattere il bullismo e la violenza sulle donne, quanto ha sottoscritto la Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari con le associazioni Gens Nova e la Forza delle Donne. Il primo, con Gens Nova, ha come obiettivo la creazione di sinergie tra le commissioni e le associazioni al fine di rafforzare e potenziare le iniziative a contrasto del bullismo attraverso seminari, convegni, iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolti a ragazzi, genitori e docenti degli istituti scolastici di Bari e dell'area metropolitana. Il protocollo con l'associazione La Forza delle Donne invece mira a stimolare la riflessione degli studenti sul concetto di genere e sulla terminologia ad esso collegata, favorendo e rafforzando la capacità di riconoscere e superare gli stereotipi legati al genere. E al fianco di Gens Nova, sempre all'interno delle scuole, stiamo lavorando con l'associazione La Forza delle Donne, un'associazione che lotta contro la violenza di genere e che all'interno delle scuole porta
realizzerà dei progetti per sensibilizzare proprio alla differenza di genere e alla non violenza di genere. Il fenomeno della violenza sulle donne e del bullismo è innanzitutto un fenomeno culturale che noi vogliamo debellare partendo dai più piccoli, e quindi dopo il 25 novembre, dopo la celebrazione del 25 novembre, è importantissimo invece lavorare tutto l'anno con i più piccoli proprio per creare una società diversa. Questo protocollo, che è volto alla formazione, all'informazione e alla divulgazione, la sensibilizzazione sulla materia della violenza di genere partendo proprio dai più piccoli. Quando le famiglie si rivolgono a noi per chiedere consigli, sto veramente vedendo di tutto, e quindi quanto è pericoloso oggi navigare in rete, soprattutto per i minorenni, cosa molto frequente e molto dannosa, ma che non si riesce a contrastare. Quindi l'unico sistema che abbiamo è quello della cultura. Cosa intendo per cultura? Informare e formare. L'ipotesi di un terzo polo è non solo possibile, ma anche praticabile, un'idea fruttuosa per il centrosinistra. Così il presidente della Puglia, Michele Emiliano, a Labirinti, il plauso del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Ma guardi, Emiliano è stato intelligente a reclutare, diciamo, i civici che erano schierati magari precedentemente in altri ambiti e territori politici e partitici. Quindi questo è. Senza questo non si vince. La promozione a distanza al suo di modello a trazione civica è arrivata nell'ultima puntata dei Labirinti da Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che quell'area la conosce bene. Michele Emiliano rilancia, definisce anche l'ipotesi di un terzo polo non solo possibile, ma pure praticabile. Un'idea fruttuosa per il centrosinistra, anzi un modo per arginare le fluttuazioni destabilizzatrici prodotte da Carlo Calenda e Matteo Renzi. Racconta nell'intervista al Fatto Quotidiano, il governatore parla di una rispettabile collinetta di voti che vagano nel mare magnum del centrosinistra, ma senza trovare un porto sicuro. Elettori che non scelgono PD e 5 Stelle, ma non sono neppure di centrodestra. Insomma, quanto basta per lasciare intravedere una federazione che raccolga le sigle da sinistra verso il centro, che da sole non riuscirebbero a superare lo sbarramento. In questo modo, per Emiliano, si offrirebbe un approdo sicuro a chi sceglie il centrosinistra, ma resta fermamente dell'idea che il suo è un voto civico. Letta e Conte, Emiliano non ha dubbi, avrebbero di che gioirne. Lo diceva un altro autorevole esponente che è stato a lungo l'emissario a Roma e la tutela anche, devo dire la verità, delle vicende, delle questioni pugliesi, che era D'Alema. D'Alema diceva che l'Italia è di centrodestra, quindi per fare qualcosa di diverso e per vincere, come è stato nel 2006, si vince solo con il centro. Se il centro sinistra abbraccia il centro, ma se invece scivola sull'EU, contro l'EU, l'OI, non vinco, non c'è nulla da fare, sono minoranza nel paese, non, è indiscutibile questo. Il centro sinistra è minoritario, anzi, la sinistra è minoritaria, col centro vince qualche volta. Acquedotto Pugliese è una delle prime società del centro-sud Italia ad aver dato inizio alla procedura per la vaccinazione in azienda dei dipendenti. Pronte le somministrazioni per le terze dosi. Acquedotto Pugliese avvia la somministrazione delle terze dosi di vaccino contro il Covid-19 ai dipendenti e alle loro famiglie. Le vaccinazioni coordinate dall'ASL Bari saranno effettuate su base volontaria, indipendentemente dalla sede di appartenenza, nella struttura di Acquedotto Pugliese denominata Villa Mininni. Un segnale importante di attenzione per i nostri colleghi e di attenzione e rispetto per tutta la comunità pugliese. Quello che Acquedotto vuol dare vaccinando. Chi abbia voglia di farlo, non si sia prenotato, lo faccia, lo può fare. Chi arriva dalle altre sedi sa che verrà in permesso di servizio e se i numeri dovessero essere importanti e concentrati in qualche sede, potremmo anche valutare ulteriori iniziative per facilitare il trasporto, il transito verso l'hub di Villa Mininni. È ormai chiaro che vaccinarsi è l'unica via di uscita da questo stato di emergenza che purtroppo ci attanaglia da quasi 2 anni. Ho scelto di vaccinarmi qui in AQP insieme ai dipendenti per fare squadra fino in fondo, continuando a lavorare anche da questo punto di vista per il bene della nostra amata Puglia. Acquedotto Pugliese è una delle prime società del centro-sud ad avere dato inizio alla procedura per la vaccinazione in aziende dei dipendenti. Le attività vaccinali si sono svolte nei 2 centri di somministrazione del vaccino contro il Covid-19, una nella sede di Bari San Cataldo e l'altro nella sede di Lecce, ha spiegato Luigi Rizzo, responsabile Health and Safety Executive di AQP.
Esperti del settore hanno partecipato a una giornata alla Mandorla di Turitto per il primo appuntamento di masserie creative, l'incontro enogastronomico di esperienze sensoriali. Promozione del territorio della Murgia Barese, dei comuni di Turitto, Acquaviva delle Fonti, Gravina in Puglia e Bitonto e l'obiettivo di masserie creative, l'incontro enogastronomico realizzato da Esperienze Rurali, dedicato agli esperti di settore. Primo appuntamento con la tradizione della mandorla di Turitto nella masseria storica Pila Palucci. Gli esperti sono stati guidati alla scoperta della masseria per conoscerne la struttura e la storia. Qui si produce la mandorla di Turitto, inserita nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali e presidio Slow Food. Lo chef Francesco Paldera ha illustrato le potenzialità della mandorla di Turitto, che grazie al suo sapore dolce si presta ad ogni tipo di preparazione, sia dolce che salata. Ha presentato poi alcune sue creazioni culinarie come il cavatì d'alaminuo, ovvero i cavatelli alle mandorle, i ceci alle mandorle con erbe del parco della Murgia e focaccia con avena, mandorle e cipolla. La pietra calcarea insieme alle brezze marine convogliate dalle lame e l'humus dell'antico bosco di Turitto, che viene considerata una delle perdute meraviglie botaniche dell'Italia meridionale, fanno sì che questi elementi appunto ci diano un prodotto dalle qualità organolettiche e nutrizionali straordinarie innate. La mandorla di Turitto, come molto ricca di grassi vegetali, si presta molto bene sia per le preparazioni dolci che salate, e la sua particolarità è che ha un retrogusto di burro e non è neanche tanto accentuato rispetto alle altre varietà italiane che già conosciamo, anche quella, come quella siciliana. È duttile in cucina per notevoli piatti. Lo skate park del Ponte Adriatico di Bari ha fatto da sfondo allo showcase di tre nuovi del rap italiano. Si tratta di NC, Luis D e Dave. Performer live d'eccellenza, Luis D da Palermo e Dave da Torino, tre nomi della nuova scena italiana del rap per uno showcase completamente gratuito della neonata etichetta discografica Juicy Music. Sono stati lo skate park del Ponte Adriatico del capoluogo pugliese e il Banana Moon Skate Project a fare da cornice all'appuntamento con i tre nuovi nomi della scena musicale italiana nella loro prima esibizione ufficiale della Factory creata da NC, Tipo e Luis D. Uno showcase da un'ora durante il quale sono stati proposti brani personali con base musicale e voce in perfetto stile rap classico e profondo al quale si rifanno i fondatori di questo progetto. È stata una bomba oggi essere qua con gli amici di Propaganda e soprattutto con la mia nuova fam Juicy Music. Abbiamo portato il nostro sound, c'era Luis D, c'era Dave, mancavano Big Joe e Angelino Panebianco, ma avrete sicuramente modo di sentirli prossimamente. Juicy Music è la realtà di cui faccio parte, è la nostra label indipendente, ma è anche la nostra visione, il nostro modo di concepire questa musica. Siamo riusciti a dare un'altra identità a questo meraviglioso posto rappresentato dallo skate park sotto al Ponte Adriatico, che per l'occasione, oltre ad ospitare i vari skater e i vari appassionati del mondo delle rotelle, siamo riusciti anche ad inserire un evento di carattere culturale, musicale. Quindi questo posto e la sua versatilità sicuramente potrà essere palcoscenico per tanti altri episodi di questo tipo. Si chiama Cromofabula, Sentieri e Narrazioni, il nuovo progetto che punta a far crescere il senso di appartenenza attraverso la Human Digital Art di Cassano delle Murge, nel Barese. La bellezza si fa strada con Cromofabula, Sentieri e Narrazioni e la street art non è mai stata così human and digital. Il progetto riflette quel patrimonio immateriale collettivo che vede la sua genesi in forme di innovativa bellezza tramite il finanziamento regionale di 40.000 euro. Cromofabula è curiosità, idee, creatività e amore per la propria terra, possibilità di tracciare un'impronta indelebile nella comunità di Cassano delle Murge nel Barese, riattraversandone la storia, le tradizioni, le fiabe. Queste storie diventano oggetto di rappresentazione artistica, ovvero di murali raffigurate dagli artisti selezionati attraverso il concorso pubblico comunale. Cassano vede la realizzazione di queste opere nei luoghi di riferimento per la cultura e la formazione e nel pieno rispetto dell'ambiente, in sostituzione della tradizionale vernice. Sono stati utilizzati materiali innovativi, ecosostenibili e di altissima qualità.
è una naturale evoluzione dell'arte classica del mosaico. Il mosaico digitale, molti quando noi parliamo di mosaico digitale pensano il mosaico è un paradosso, il mosaico è l'arte manuale di tagliare pietra e vetro per fare delle decorazioni. Noi diciamo invece che è la prima arte digitale perché i primi pixel della storia sono appunto le tessere del mosaico. È la scusa per tirar fuori delle opere che ci facciano pensare. Pensare ma anche far ritornare un po' bambini, un po' quelle che sono le storie narrate, le leggende, ma è per far riavvicinare un po' tutti a quello che è il mondo non solo dell'infanzia, ma di sentimenti che oggi forse sono un po' dimenticati. Oggi è Santa Lucia, secondo gli antichi anche la notte più lunga dell'anno, diverse le celebrazioni a Barletta. Non ci sarà la consueta celebrazione religiosa per le vie del centro cittadino, come da normative anti-Covid, ma Barletta festeggia il giorno di Santa Lucia secondo le sue tradizioni. L'omonima parrocchia concluderà oggi 3 giorni di liturgia dedicati alla Santa di Siracusa. È una bellissima e soprattutto tanto antica festività nella nostra città, seconda possiamo dire solo alla festa patronale, ma soprattutto per lo spirito di devozione. La gente sente tantissimo la presenza e l'intercessione di Santa Lucia, probabilmente perché sin dall'antichità a lei si sono affidati tutti quei contadini che coltivando i terreni paludosi nei pressi della nostra città spesso contraevano delle infiammazioni agli occhi e si affidavano a lei, la Santa degli occhi, la Santa della luce per questo. Un'altra tradizione tipicamente di Santa Lucia è la copeta, il torrone duro, perché anch'io quando ero bimbo le tre cose da fare a Santa Lucia, oltre a venire a venerare la Santa ovviamente, era comprare la copeta, comprare il cappello, la sciarpa e i guanti e comprare gli ultimi pupi del presepe. In pieno svolgimento infatti la fiera per il centro storico di Barletta, con opinioni però alterne sia sull'affluenza sia sulle difficoltà logistiche ed economiche di questi giorni. La nuova collocazione, non più in Corso Cavour in corrispondenza della parrocchia ma in via Carlo V ad Asburgo, lascia perplessi numerosi commercianti. Che abbiamo pagato per qua? Dice che il furgone non possono stare dietro. Quasi per qua, no? Ottimo. 61 euro dobbiamo pagare perché dice che non il furgone non poteva passare. Non possiamo lamentare, abbiamo spostato. E anche la sede che abbiamo spostato. Ci hanno tolto da vicino alla chiesa. La tradizione, la festa della Lucia è la chiesa, è Corso Cavour. E grazie a Dio sta andando tutto bene. Con una giornata splendida e le persone possono benissimo scendere. La manifestazione è spostata tutto altrove, noi commercianti siamo penalizzati e oltre a essere penalizzati ci verbalizzano anche sui mezzi che abbiamo alle spalle per il vento che abbiamo preso. Si sostituisce al fratello e ne usa il Green Pass per andare in braceria. Sempre più serrati i controlli dei carabinieri nel territorio della città metropolitana per il rispetto delle norme anti-Covid. A Valenzano nel Barese gli uomini dell'arma sono stati impegnati nel monitoraggio della certificazione verde in diversi esercizi pubblici. Un 29enne nel comune alle porte di Bari per un torneo di tennis, nonostante sprovvisto di Green Pass, sarebbe stato sopraffatto dalla voglia di una cena a base di carne. In compenso, documento di identità e certificato verde presentato non sarebbero stati corrispondenti. Il QR code sarebbe stato quello del fratello. Per il giovane è scattata la sanzione e dovrà rispondere ora anche di sostituzione di persona. In Puglia il suolo consumato nel 2020 ha valori al di sopra della media nazionale, ferma al 7,15% e pari all'8,15%. A dirlo è l'istantanea descritta dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, edizione 2021 del rapporto sul consumo di suolo in Italia. Un costo complessivo compreso tra gli 81 e i 99 miliardi di euro, in pratica la metà del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se la velocità di copertura artificiale dovesse rimanere quella dei 2 metri quadri al secondo registrata nell'anno appena trascorso, i danni costerebbero cari non solo in termini economici, denuncia il dossier. Dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire fornitura di 4 milioni e 155 mila quintali di prodotti agricoli, ma anche l'infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi d'acqua piovana e lo stoccaggio di quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio.
Dipartimento delle politiche giovanili ha finanziato 16 programmi su 20 presentati dalla Regione Puglia per il servizio civile digitale. Saranno 95 volontari coinvolti. Il bando invitava gli enti a presentare proposte per la costruzione e il potenziamento del servizio di facilitazione digitale o la realizzazione di un'attività di educazione a tema. La risposta regionale, spiega Alessandro Dell'Inoce, assessore allo sviluppo economico, vede il coinvolgimento anche di altri soggetti sul territorio, come nel caso di 3 progetti finalizzati a migliorare la digitalizzazione in ambito sanitario, con l'apporto dell'ARES, l'Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale in Puglia. L'informazione finisce qui, io vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.